Ok, in questa seconda parte continuiamo a generare le linee base del nostro modellatore. Abbiamo creato questa linea caratteristica del modellatore automatico. Adesso, cliccando sul modellatore, aggiungi linea base, linea caratteristica. Possiamo selezionare anche da carta. Selezioniamo la nostra linea caratteristica. E diamo l'ok. Ok, una volta creata la linea caratteristica, aggiungi regione. Vedete, lui individua, passando sul cursore, quali sono le linee caratteristiche. Abbiamo tre linee caratteristiche, l'asse della strada, il ciglio destro e feature 3, questa linea caratteristica che al momento si chiama feature 3. Ok, selezioniamo questa. Ci dice specifica la progressiva iniziale della regione o riporto. Se clicchiamo sul riporto ce la fa su tutte, ma supponiamo che io la scarpata la voglia solamente da qua fino a qua. Indichiamo la sezione tipo e scarpata a destra. Ok. Qua ci dice di scegliere un obiettivo superficie. Vediamo la superficie esistente. Diamo ok. E lui crea in quella regione. In corrispondenza di quella linea caratteristica, la regione. Cliccando su proprietà del modellatore, vedete scarpata destra, cambiamo la frequenza di campionamento ogni metro, diamo l'ok, come obiettivo gli diamo la superficie, ok, ricreiamo modellatore. Ok, come vedete ha creato la scarpata. Come dicevo, qual è la cosa bella di questo modo di procedere? Che io posso dinamicamente scegliere l'estensione della mia regione indipendentemente. In modo indipendente, quindi posso manovrare tutti i componenti delle sezioni tipo in modo indipendente l'uno dall'altro. Pensate ad esempio se c'è ad esempio un'intersezione, quindi io non ho bisogno né della cuneta, né del cordolo, né della scarpata, eccetera, eccetera. Diciamo, è un modo di procedere in maniera più, secondo me, è molto più corretto. Ok, ho fatto la stessa cosa anche per quanto riguarda il lato sinistro, quindi ho estratto le linee caratteristiche del modellatore automaticamente, ho creato la linea base prendendo le linee caratteristiche. Ho creato le regioni assegnando le sezioni tipo e il risultato che si ottiene è questo qui, vedete, linea base, asse strada, regione carreggiata, ciglio destro, cunetta destra, anello destro, scarpata destra, quindi linea base, regione, linea base e regione, ognuna con le proprie frequenze e con i propri obiettivi. Io raccomando sempre di rinominare sempre le linee base e le regioni che si vanno a creare proprio per una questione di comodità, poi risulta difficile andarle ad individuare, anche se qui vengono indicate le progressive iniziali e le progressive finali, però è buona norma sempre rinominare tutto. Quindi linea base, regioni e sezioni tipo. Adesso supponiamo di cambiare un attimo lo stile, cambiamo un attimo lo stile della superficie e supponiamo di voler dividere una regione. Quindi cambio lo stile della superficie, la faccio come falda acquifera. Ok, e supponiamo che in questa zona debba essere
bisogna realizzare uno scatolare di attraversamento. Quindi bisogna spezzare la regione. In questa zona qui, in pratica, non voglio che ci sia la scarpata, bisogna toglierla, quindi bisogna dividere la regione. Partiamo dalla scarpata sinistra, dividi regione. Ok, togliamo lo snap e decidiamo di dividerla da questo punto a questo punto. Premo invio, clicco sulla regione centrale, faccio rimuovi regione. Ok. Ricreiamo il nostro modellatore. Perfetto, vedete, abbiamo spezzato la regione, perché lì ovviamente non ci deve essere la scarpata. Facciamo la stessa cosa qui, quindi nella regione scarpata destra, dividi regione, quindi da questo punto a questo punto, vedete, viene evidenziata in blu la regione che si sta modificando. Invio, regione centrale, rimuovi regione. Ok, ricreiamo ancora una volta il nostro modellatore. Perfetto, cambiamo ancora una volta lo stile della nostra superficie per non appesantire troppo il disegno e vedete, questo per dimostrare che diventa molto più comodo una volta impostato, diciamo, diverse linee base con diverse regioni, diventa molto più comodo gestire i vari componenti delle sezioni tipo che andiamo a creare. Bene, detto questo, vi lascio al prossimo video tutorial.